sublimi forse in un momento delicato. Aram è in prima corsia, il francese Aram, in seconda, ripetiamolo, è Pietro Mennea. C'è un attimo di silenzio prima che i protagonisti di questa finale prendano posto ai blocchi di partenza. Tutte le competizioni sono state interrotte ed eccoli i finalisti dei 200 metri prendere posto sui blocchi di partenza. Mennea, lo scorgete, si segna prima di disputare questa finale. Davanti a Mennea c'è Ommer, poi c'è Hofmeister, poi c'è una corsia vuota, quindi c'è il francese Chéry, poi c'è Bombach e Bennett. Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia, sulla diratura d'arrivo si presenta in testa Ommer, si distende Mennea in una magnifica galoppata. Una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo, e Bombach, 20-6 risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una vittoria che è maturata ai 100 metri e che è andata via via scandendosi tra gli applausi del pubblico, un distacco nettissimo nei confronti del secondo arrivato Ommer e del terzo che probabilmente è Bombach, ma ovviamente permetteteci di considerare ormai soltanto il primo posto, quello conquistato da Pietro Mennea, che ha trionfato nella gara dei 200 metri dimostrando ancora una volta che questa è la vera sua prova. Difetta sempre nei momenti di partenza. Ecco, rivediamo il momento culminante. Sulla dirittura d'arrivo è Ommer, Manfred Ommer, che spera nel grande risultato, ma la reazione di Pietro Mennea è prontissima. Lo vediamo lottare spasmodicamente, superare il tedesco con falcate rabbiose, e nettamente primo, mentre per la terza piazza vediamo Aram e Bombach lottare, mentre il secondo posto di Manfred Ommer è abbastanza sicuro. Mennea guadagna centimetro su centimetro e sul traguardo egli infligge un distacco di un metro nettissimo, un metro e mezzo nei confronti di Ommer, e terzo ci pare in effetti Bombach a giudicare da questa immagine. Quindi terzo è Bombach, secondo è Ommer e primo, soprattutto quello che più ci interessa, è Mennea. Al quarto posto il francese Joseph Aram. Kozakiewicz, che era riuscito a scavalcare l'asticella, vi è ricaduto sopra, mentre giustamente Pietro Mennea va a raccogliere il trionfo rispondendo agli applausi di una folla alla quale egli ha dato una grande soddisfazione. Ci ricorda questa vittoria nelle giuste proporzioni ovviamente a quella di 14 anni fa, quando sotto un volo di colombi Livio Berruti conquistò la vittoria olimpica, una vittoria, ripetiamolo, di maggiore risonanza, ma questa in qualche modo ci riconduce e ci riporta a quel clamoroso, strepitoso successo di Livio Berruti.